Le imprese e le partite IVA maremmane erano già state colpite dalla crisi economica e molte hanno dovuto in questi giorni abbassare le saracinesche e rischiano di non rialzarle più se non saranno sostenute con soldi che arrivino loro direttamente. Così il presidente di Confartigianato Imprese Grosseto, Giovanni Lamioni, che commenta il decreto del governo. Le misure prese fino ad oggi con il decreto Cura Italia per sostenere il tessuto produttivo, le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi sono state e sono assolutamente insufficienti. 25 miliardi non fanno certo ripartire un'impresa, un tessuto produttivo che è completamente fermo. Io credo che occorrano interventi per almeno 100 miliardi. 100 miliardi da distribuire sul tessuto delle imprese e non semplicemente spostando i pagamenti e i versamenti come nel caso dei versamenti dei contributi di 2 mesi. I versamenti di marzo-aprile vanno cancellati, non vanno spostati in avanti, anche perché a maggio o a giugno le imprese non avrebbero e non avranno le risorse per pagarli. L'unico elemento di grande interesse del decreto Cura Italia è stata l'estensione della cassa integrazione in deroga a tutte le imprese, anche con quelle di meno di 5 dipendenti. Però, come nel caso della cassa integrazione in deroga, anche la cassa integrazione ordinaria dovrà essere pagata direttamente dall'INPS. Non potrà essere anticipata dalle imprese e poi recuperata attraverso le imposte e i contributi. Perché le imprese oggi non sono in condizione di anticipare nulla. Un sostegno particolare andrà dato al lavoratore autonomo e alle partite IVA, non certo con interventi una tantum da 600 euro, ma dovranno essere dati soldi direttamente nelle tasche dei cittadini per almeno 1000 euro ma al mese, non una tantum. Io credo che occorra un investimento importante, almeno 100 miliardi, che il nostro Paese da solo difficilmente sarà in grado di poter sostenere, ed ecco che ben vengano strumenti comunitari come Corona Bond che ripartiscono su tutta l'Unione Europea il costo di questi tipi di interventi e non su un singolo Paese, in questo caso il nostro. Certo è che se non arrivano misure shock già da aprile sarà dura ripartire ed anche in Maremma rischiamo di perdere centinaia e centinaia di posti di lavoro.